Ciao maestra! Che bello fare scuola all'aperto! Cappello Samuele, mettete il cappello! Cappello ragazze! Mettete il prendete posto! Sedetevi, Mattia, sedetevi! Sedetevi! Fatevi più in là! Ci sono posti anche da questa parte! Qualche gestaccio, gestaccio! È brava, ci è uscita bene. Salutino. Ciao. Ehi là. Ciao. È fuori età, non va bene quella bambina. Salendo verso l'alto, cosa fa l'aria calda? Si raffredda e a questo punto che succede? Si condensa, quindi prima era distaccata e poi fa freddo e che fanno? Si perfetto, diventano nudi e cadono. Bravissimo, e adesso vediamo quando cadono. Quindi, cosa è successo? Da stato di vapore vanno a riformare le nuvole, quindi si riuniscono, si mettono insieme, abbiamo la condensazione. E poi cosa abbiamo? Qual è l'ultimo? La solidificazione. Perfetto, che vuol dire? Che se le goccioline si distaccano c'è una forma di ghiaccio. Benissimo, quindi quando si formano queste minuscole forme di queste gocce, si scontrano tra di loro, si bisticciano e cosa fanno? Cadono. Va bene, quindi prima si condensano, si uniscono, si fondono e danno origine a gocce sempre più grosse che poi che fanno? Cadono di nuovo sulla terra sotto forma di pioggia e nei luoghi dove fa molto freddo, quindi dipende dalla temperatura, sotto forma di neve. Oppure grandine, brava. Ok. Quindi questo è il ciclo dell'acqua che poi riprende, l'acqua riscorre attraverso la superficie, adesso queste le vediamo uno alla volta, e quindi il ciclo cosa fa? Riprende, va bene? Quindi evaporazione, condensazione, precipitazione, va bene? E il ciclo riprende. Perché è detto ciclo dell'acqua? Perché riprende. Immaginiamo, adesso vedete, ci sono le luci scure che ci fanno immaginare, ci mettono in un ambiente ideale per immaginare il viaggio di una piccola gocciolina. Quindi immaginiamo di diventare rossa. No, diventa rossa. Che succede? Osserviamo cosa succede a questo rosso. Allora, non state troppo vicini, così vedono tutti. Qui. Cosa sta succedendo? Ma sta sale verso su. È vero che sale verso su, ma sale verso il pezzo di carta. Sale verso la superficie. Guarda, mi è caduto dentro. Lo mettiamo qua dentro. Come ha fatto? Ma secondo voi perché sta
sale. Avete visto che ho fatto la macchia? Era solo giù, adesso sta salendo lungo il pezzo di carta. Perché l'acqua. E che effetto è questo? Lo trasporta. Lo trasporta verso su, ma è contro la gravità, è vero? La gravità che cos'è? Sapete questa cosa? Sì, come è come se noi facciamo una bravo. Allora, lei invece guarda, guarda dove sta salendo il colore. Il colore sta salendo sopra la superficie. Perché sale? Per effetto della capilla che tende a salire verso su. Ed è questo il principio con cui le piante riescono a prendere dal terreno l'acqua e le sostanze nutritive, è vero? Le tirano l'acqua verso su, in teoria voi sapete che è pesante, quindi va verso giù, è vero, in teoria non sale l'acqua. Come fa a salire l'acqua attraverso un tubicino? Come fa a salire? Per effetto della capillarità, quindi una proprietà dell'acqua è proprio questa, che riesce a salire nei tubicini. Guardate questo tubicino, avete visto? Un po' si percepisce. È una pipetta. È una pipetta, brava! Come le sai queste cose? Perché ce l'ha mio fratello. Ah, bravo! Allora, osservate il tubicino, fate finta che il tubicino è una pianta. Il tubicino è una pianta, a un certo punto cosa fa? Guardate nel tubicino, sta salendo. Lo vedete che sale, sale un po'. Lo vedi che è arrivata lì? Non lo vedi? Guardate, guarda. Non vedo io. Sta salendo, hai visto che è arrivata? Vita, guarda. È vero che è arrivata su? È arrivata un'estate salita. Come fa a salire l'acqua da sola? Non è che sono io che sto spingendo. È un effetto, una proprietà dell'acqua. Un'altra cosa sola vi faccio vedere, abbiamo finito. Guardate questo quanto è bello. Spostiamo così riesce a fare. Guardate questa cosa che vi sto facendo vedere. Tipo i fiori. E cos'è questo? È un altro effetto che è dato dalla capillarità. E che succede? Ma questo succede perché l'acqua è pulita. Quindi l'acqua, abbiamo detto, quando è pulita, non inquinata, è vita. È vero che l'acqua, cosa abbiamo detto? Che l'acqua è vita. Se metto del sapone dentro, questi fiorellini si apriranno più lentamente e cadranno poi sul fondo. E che vuol dire che ho messo del sapone? Dell'acqua sporca, è vero? Quindi dobbiamo avere rispetto dell'acqua, non sprecarla e non bisogna sprecarla né inquinarla, va bene? Quindi è pulita e inquinata. Altro lo lasciamo con la bocca, mi piace. Ne avevo un altro di esperimento, ma siete troppo insomma, vi è piaciuta troppo questa lezione o no? Che dici? Sì, per ancora. È arrivata al limite. Vediamo se riusciamo. Cade l'acqua, secondo voi? Cadrà? Sì. Sicuro, sì. No! Sì, cade. Sì, sì, sì. No! Cade. Cade. Oh, ma è bravissima questo ingegnere! Ma lo so, io ho visto nel computer nel video di mio fratello! È stata l'acqua a trattenerla! È la superficie che penso un pochino più rispetto. Allora, perché lo tiene su? Perché la pressione è andata per in su, quindi abbiamo una pressione che la tiene su. Cioè questo, scusa, questo fratello, e poi la tensione superficiale dell'acqua. Vedi, non c'è la colla. E facciamo un applauso, è stata bravissima! Thank you.
ci dobbiamo girare tutti da questa parte, perché la divinità del mare sta per apparire ai nostri occhi. Ta-da! Wow! Lui è il papà di Polifemo, che era il dio dei mari, cioè Poseidone. Vedete? Fa un poco paura, ma è il dio dei mari, deve fare un po' paura. A lui, quando gli hanno accecato il figlio, Polifemo, vi ricordate che è questo qui, lui che ha fatto? Si è arrabbiato, ha fatto un mare fortissimo e ha rotto la nave di Ulisse, che si è costruito una zattera come la nostra dopo, con tutte le legna della nave. Qua dove siamo passati noi? Sì, sì, poco fa eravamo di là, infatti. Dove sono stati ritrovati dei teschi di un elefantino nano. Sono elefantini che quando l'acqua si è prosciugata e ha creato una linea di terra che collegava l'Africa con la Sicilia, sono passati a piedi per cercare del cibo, ma erano elefanti grandi. Che cosa là? Chi c'è? Guarda prima a destra. C'è una signora a destra. Lui chi è? Intanto che arriviamo alla signora. Eolo, e sapete dove si dice che vive Eolo? Qui. Nelle isole. Caramba. Bravo! Nelle. Aspettate! Ragazzi, vicino Sicilia! Vicino, sì, esatto. Ora questa donnina, chi vi ricorda? Eola! Circe, che faceva Circe, vi ricordate? Trasformava gli uomini in animali per tenerli a lei. E sapete dove si dice che vive Circe? Si dice che vive si dice che viva vicino nel golfo di Gaeta, in un'isola che si chiama Circeo, dal nome di Circe. Circeo è un monte dove si dice. Ma l'avete vista? L'avete vista dov'è? L'avete vista? Ciao Circe, non ci freghi più. Non ci fai paura perché sono anche un pezzo di carta. Grazie, che mi hai detto la cosa che volevo dire io. Va bene. Bisogna collaborare. Le sirene bruttissime. Quella che qualcuno ha chiamato Polly. Si dice che avevano una casa. Eccole! Sapete dove si dice che avevano casa? In Toscana. Tanto di vero che è. Un'associazione così casuale. Oppure cattiva. Che siamo arrivati, puoi finire il viaggio. Ora state attenti, che stiamo incontrando i due grandi mostri. Uno è dietro queste canne con sei teste. Chi era? Scilla. Dov'è? Uno sta apparendo. Lei con le sue teste prendeva i marinai dalla barca e li buttava in mare, perché dall'altro lato vortice, quella ruota che crea i vortici e quindi risucchiava le navi. Ve l'ho detto come si è salvato Ulisse? No. Ma dov'è Ulisse? Ulisse ora a casa da sua moglie, perché dopo essere mancato così tanti anni la moglie non lo lascia andare più via. L'ho messo sotto, esatto. Lava i piatti. Esatto, due mostri. Ulisse, che usava la destra, ha visto che Caribdi, quella che si ingoiava tutti i marinai, respirava ingoiando l'acqua per tre volte di fila e poi sputava l'acqua altre tre volte di fila. Allora lui si è appeso ad un ramo grandissimo di ulivo, per tutte le volte che il mostro ingoiava l'acqua lui rimaneva appeso tre volte. Quando ha iniziato a sputare l'acqua, siccome lo sputo di un mostro ci porta lontani, si è mollato dal ramo e la corrente, spinta dal soffio di Cariddi che buttava l'acqua lontana, l'ha portato lontano da Scilla e Cariddi e si è salvato. Ma meno male che ha osservato prima che il mostro respirava così, altrimenti non ce l'avrebbe mai fatta, sarebbe finito nella pancia. E ora dove sono gli altri? Del mostro. Io penso che gli altri si ragiona. O sono nella casetta dei cubi dove eravamo noi, o hanno già finito e ci stanno aspettando. Tutti che tenetevi ora. Fermi dove siete, rimanete fermi dove siete.